Ciao fans, l'ottava parte di questo viaggio era iniziata sull'Umbra il Pass, dove avevo cercato di spiegare delle nozioni di chimica a Luna, senza grande successo. Una volta arrivati in cima all'Umbrail, abbiamo scollinato in Italia e abbiamo ripreso la discesa del Passo dello Stelvio, insolitamente vuota perché erano le 5 e mezza del pomeriggio, se non fosse per i ciclisti che in discesa andavano quasi più forte delle moto. Dopo esserci divertiti su un passo quasi deserto, siamo arrivati a Bormio, sul bivio che porta verso Livigno. È proprio qui, al bivio di queste strade, che ci eravamo salutati. Possiamo quindi ora lasciarvi con la nona parte di questo viaggio. Buona visione! Bene fans, abbiamo preso la deviazione per Livigno. Giorgio ed Andrea ci hanno abbandonato perché oggettivamente veniva tardi. Comunque non sento niente quello che dici. Ah, molto bene. Cioè, sento solo il gracchiare. Abbiamo degli evidenti problemi di interfono. Abbiamo dei problemi di interfono. Adesso basta, è finito, non sento più niente. Io ti sento. Tu mi senti? Luna? 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 A few moments later. Luna? 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 One eternity later. Luna? Luna? Mi senti? Adesso sì. Tu? No. Ah, bene. Senti? Sì, io ti sento, ma se non senti la mia risposta... Ah. Ma quindi mi senti o no? Adesso sì. Boh, l'ho spento e riacceso. Non so, prova magari a controllarlo quando c'è tempo. Com'è che faceva il tizio? Sì, tipo... Ma tipo non ho sentito tanti versi. Cioè, nel senso, ho capito che stavano scopando, però lo sbatacchio io non l'ho proprio sentito distintamente. L'ho avvertito, diciamo. Cioè, tipo lei ho sentito solo due mini gemiti e basta. Vabbè dai, stasera non c'è nessuno per fortuna. Non mi ha dato così fastidio, perché tanto alla fine è normale. È normale? Vabbè, chi è che non scopa, scusami. Sì, beh, ok. Certo, se avessi sentito lo sbatacchiare mi sarei immaginati con lei a pecora e lui che gli ho schiaffato da dietro. E lei faceva... Mi è anche entrata la marcia per sbaglio mentre facevo il... Ah, guarda il coso che fa la corrente. Ah, sì. Che scende giù dai laghi di Cancano, costruiti apposta per fare corrente. Guarda che carina sta chiesetta. Ah, sì. Fanno il giro d'Italia qua. Beh, saranno passati. Ah, l'hanno già fatto. Ah, no, è vero, no? Devono farlo perché quest'anno lo fanno a settembre, forse. Ah, oh, si inizia a salire. Mi ero appena ambientato a un clima più piacevole. E invece... Fa le curve a 2 all'ora e poi accelera cannone sul dritto. Wow. Ma è classico di chi è capace a guidare. Grazie. Oh, si è autoeliminato, grazie al cielo. L'abbiamo fatto in contemporanea. Insieme. Insieme. Morisci. Perché devi andare via? Ciao fans, intervengo a questo punto solo per raccontarvi un aneddoto di vita vissuta. Luna sta dicendo così perché l'indomani sarei partito per tornare prima in ufficio e poi dall'ufficio verso casa, perché erano 2 mesi che stavamo insieme a Bema. Vi chiederete perché 2 mesi insieme a Bema? Eravamo lì da 2 mesi perché, causa emergenza da coronavirus, i suoi genitori di Luna avevano bisogno di una mano per l'attività, ovvero l'albergo che hanno a Bema e il bar che hanno a Morbegno, e quindi Luna si era dimessa dal lavoro che aveva in precedenza per salire ad aiutarli, visto che comunque non si sapevano ancora bene le tempistiche di riapertura e quant'altro, e una mano in famiglia era la cosa migliore in quel momento. Io sono stato al 100% smart working da fine febbraio fino a metà luglio. Infatti il video è stato registrato l'ultima domenica prima del rientro in ufficio. Da metà luglio in avanti ho fatto 3 giorni in ufficio e 2 a casa, questo almeno fino a metà ottobre, e quindi era impossibile rimanere a Bema. Sono dovuto tornare a casa per poi fare casa ufficio normalmente. Mentre Luna è rimasta lì per dare una mano ai suoi genitori fino a inizio settembre. Quindi il video di metà luglio e noi fino a inizio settembre
ci siamo visti fondamentalmente solo nel weekend. Quindi, spiegato perché Luna era in carenza d'affetto, vi ricordo di passare dal nostro shop dove trovate le nostre felpe, magliette, tazze e tutto il nostro merchandise ufficiale. Vi ricordo che il link è nella descrizione del video. Detto questo, vi lascio alla continuazione del video. Buona visione! Stasera mi fai dei coccolini? Ma vediamo! Dai! Ma non lo so, non è che si ordinano a comando, eh! E coccolini? Non è che devi prenotarle! Mi fai dei coccolini? Ancora! Coccolini! Porco cane! Porca p***a! Vacca impestata, vacca pelanda! Non me lo aspettavo. Neanche io. I cartelli, c***o Italia, i cartelli. Meno male che andiamo sempre piano e riusciamo a rimediare. Che se arrivi di forte, ciao. Amore, poi ogni tanto cambia le lenzuola a casa, eh. Bene, lenzuola, fai conto che non ho messo neanche il lenzuolo sopra, sto dormendo ancora col piumone. La settimana prossima cambia, lo metti su quello, l'altro, quello grigio. Sì, e lava il bagno, cioè, lavare il bagno. Vabbè, ma il bagno... No, il bagno si deve fare. Ma sì. No, sì, no, sì, un c***o si deve fare il bagno. Luna, sta parlando quella che ieri ha ucciso un insetto e lo voleva lasciare sul pavimento. Ma sì, ma che c***o vuol dire? Ero stanca, era dentro la tenda, non è che... Quindi se non si vede... Il bagno va lavato, la prima cosa che si lava in una casa. Il bagno, cambiare le lenzuola, passare la polvere, lavare i pavimenti. Porca vacca, che freddo! Che freddo e che tempo di merda! Sì. Oh, va sul foscagno, eh! Luna e la Sony girata completamente a caso verso l'esterno. Ah. Siamo in balde dentro? No, c'è scritto arrivederci, quindi vuol dire che stai uscendo. Comunque brutti ricordi, perché quando siamo venuti qua in questa zona qua, poi abbiamo preso la pioggia al ritorno. E mi sa che oggi andrà allo stesso modo. No, 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 no. Che freddo! Che vacca! Bestia, che freddo! È come l'impressione che peggiorerà. Beh, siamo quasi in cima, fans, c'è un laghetto. E che coda. Siamo a Livegno. 16, vedi che ci sono andato vicino. Mamma mia. Foscagno 2291. La madonna, che coda. Ma se c'è così coda vuol dire che controllano. Eh sì, stavano controllando adesso. C'erano tipo lì 5-6 macchine della Guardia di Finanza. Vabbè, ma noi possiamo andare alla Svizzera adesso. Anche Livigno è proprio isolato, eh. Sì, infatti. Siamo a tre palle. Ma tu sei andato dove? Dritto? Muore? M'hai superato? Muore! Luna Colombo e l'abilità nei sorpassi. Ma dov'è che... Sei andato dritto tu? Dai, non scende nessuno, supera sto camper. Ma sei andato dritto? E certo, dove devo essere andato? Beh, guardate che montagne alte a Livigno. Ah, vedi, c'è un altro passo, un passo Eira. Mai sentito. Luna Colombo e contenuti di qualità.